Buonasera a tutti. Questa sera proseguiamo il nostro discorso sulla radiestesia medicale, ma da un altro punto di vista, punto di vista più delle energie sottili. Ricorderete che l'altra volta, parlando del padre Bortone, questo gesuita che ha scritto un bellissimo trattato, sulla radiestesia applicata alla medicina, si sono analizzate tutta una serie di procedure per determinare radiestesicamente quelle che sono gli stati di disequilibrio che noi chiamiamo malattie, ma in realtà sono stati di disequilibrio del corpo o degli organi del corpo. Sapete però che uno stato di disequilibrio di un corpo fisico deriva da una serie di fattori che provengono dai corpi sottili, dal mondo sottile, e cioè dalla mancanza di equilibrio di questo corpo fisico rispetto a quello che gli arriva dall'esterno. E come gli arriva dall'esterno? Dai canali energetici che abbiamo tutto intorno a noi. Canali energetici di cui abbiamo già parlato all'inizio della radiestesia, magari non inquadrandoli sotto questo aspetto. Vediamo allora come possono essere visti da questo punto di vista. Sapete che l'inizio della radiestesia, scusate, torno indietro, è molto antico. E la radiestesia iniziale era una radiestesia fisica, cioè tendeva a scoprire l'acqua piuttosto che non dei metalli. C'è tutta una serie di tradizioni che ci portano queste informazioni. Ad esempio, questo imperatore cinese famosissimo, che qui vedete raffigurato con una specie di bacchetta radiestesica, la classica bacchetta del rantumante. E a questo imperatore si accreditava l'abilità di scoprire delle correnti sotterranee di acqua e, se necessario, la possibilità di trivellare pozzi. L'acqua è sempre stata importante per la vita umana, ovviamente. Un'altra tradizione è quella degli aruspici etruschi, che avevano questo curioso bastone chiamato lituo, da cui poi sono derivati i pastorali della Chiesa Cattolica, delle alte cariche dei vescovi, dei cardinali e del Papa nella Chiesa Cattolica, che anche questo era una sorta di antenna, si presume, perché la sua costruzione avveniva con quella che poi è stata interpretata con una formula matematica, un evolvente particolare di questa spirale. Le spirali, ricorderete, le abbiamo viste anche in un'applicazione radionica per trasmettere energia che può essere usata per trasmettere ovviamente anche energie benefiche, energie di riequilibrio, chiamiamole così. E ricorderete anche questa applicazione del padre Bortone su un quadrante per stabilire lo stato di salute e quindi di equilibrio di una persona, che derivava proprio dalla tradizione etrusca, dove alcune direzioni venivano stabilite dagli aruspici per fondare le città, per collocare le città. Gli aruspici facevano anche altre operazioni, quali ad esempio esaminare i vifferi degli armenti che avevano fatto pascolare in un luogo per vedere se per caso alcune energie telluriche negative potevano aver modificato degli organi, specialmente il fegato. Infatti è conservato nel Museo di Cortona un fegato, una riproduzione in bronzo di un fegato che nelle varie regioni associa alcune malattie, alcune degenerazioni ad alcune malattie derivanti proprio dalle energie telluriche. Queste energie telluriche cosa sono? Sono nient'altro che degli scorrimenti energetici che portano informazioni. Come vedete qui, andando avanti, dall'Impero romano in avanti non si hanno notizie di rantumanti se non in una comunicazione di Martin Lutero che condannava l'uso della bacchetta radiestesica attribuendolo ad una relazione illecita con il diavolo,
E vari altri autori hanno continuato poi a scrivere trattati, questo Basilio Valentino ad esempio, trattati sulle bacchette dei minatori austriaci che riuscivano addirittura a discriminare quali minerali andare a ricercare a secondo della bacchetta, la domante che usavano in vari materiali. In questo trattato, questo Dragone Rosso, ad esempio, la bacchetta è, diciamo così, paragonata ad una bacchetta magica e vengono date delle istruzioni per costruire la bacchetta magica con un ramo di una noce silvestre. Noce lo ritroveremo più avanti, legato alle ricerche proprio di punti geopatogeni. Altri testi ci parlano di questi ricercatori che appunto con varie bacchette di vari materiali riuscivano a trovare dei giacimenti minerari di ferro piuttosto che di piombo, piuttosto che di argento, piuttosto che di oro. Questa signora è ritenuta precursore dei geologi, infatti vedete che ha un martelletto in mano in questa riproduzione che è simile alla picozza dei geologi ed era una persona che aveva proposto ricerche molto interessanti all'allora re di Francia, purtroppo con esito negativo perché poi alla fine quando presentò la parcella il re la fece incarcerare invece di pagarla. I religiosi, come sapete, hanno molto frequentato questo campo delle energie sottili, scrivendo dei trattati. Poi in età moderna ci sono moltissimi religiosi, il padre Fortuna stesso era un religioso che ha scritto libri e testi sull'arte della rabdomanzia, che è il precursore della radiestesia poi. E qui vedete tutta una serie di bacchette moderne da rabdomante per la ricerca di queste energie telluriche. Queste sono le famose antenne a lobo, poi diciamo così, istituzionalizzate da dottor Hartmann con la sua rete. E qui vedete a sinistra una bacchetta Hartmann originale e a destra una bacchetta, diciamo, ad Omega che è stata costruita e messa a punto da un collega architetto come me, appassionato di energie sottili. Queste griglie energetiche, le conoscete, sono le ley lines. O sono gli scorrimenti tellurici, ce ne sono di più interessanti, molte teorie ci sono, la matrice comune è che queste energie telluriche possono creare delle reti che emergono in alcuni punti particolarmente energetici, che, guarda caso, sono i punti dove sono stati costruiti tutti quanti i luoghi sacri fin dall'antichità. Quindi vedete una riproduzione di queste rette, queste linee che collegano dei luoghi sacri in Inghilterra, una delle più famose però è la linea micaelica. Tutti i santuari dedicati a San Michele Arcangelo sono costruiti lungo una retta che parte dall'Irlanda e arriva in Palestina. Questi allineamenti determinano questo scorrimento energetico lungo appunto, la retta che vedete rappresentata in rosso. Ma ce ne sono di più interessanti. Uno studioso ha determinato queste linee sincroniche, che sono una serie di correnti appunto energetiche in cui fluisce dell'energia informazionale, che addirittura è collegata a una rete che esiste in tutto l'universo. Quindi tutte le informazioni dell'universo possono raggiungere anche la Terra e, diciamo così, informare particolarmente dei luoghi dove l'altissima energia ha determinato tutte le popolazioni a costruire i luoghi sacri. Le chiese, Stonehenge, i menhir, i dolmen, sono tutte diciamo, materializzazioni di questi punti proprio per consentire poi una facile individuazione e diciamo, il radunarsi delle persone del popolo in questi punti per poter avere una migliore energia. Le linee sincroniche sono molto irregolari, come vedete qui sono rappresentate in rosso e in blu, come se fossero meridiani paralleli, ma
come vedete l'andamento è estremamente irregolare. Qui ne vedete un esempio in Italia del Nord, come vedete si concentrano per esempio a Torino o in altri punti, e in rosso sono le linee verticali e in blu le linee orizzontali, diciamo così. E servono, come dire, a trasmettere anche qui informazioni che sono accessibili ovviamente da livello sottile, non sono percepibili con nessuna strumentazione. Queste linee energetiche hanno una corrispondenza nel corpo umano. Conoscete tutti l'agopuntura cinese e tutta la teoria che vi è dietro, quindi sono dei canali e dei punti particolari che possono essere i punti d'ingresso per immettere energia o testare l'energia che scorre in questi canali. Quindi queste microlinee si sono sempre riferite alle linee sincroniche in questo caso, ma sono molto simili, come potete vedere, alle linee, ai meridiani dell'agopuntura cinese. E sono collegate anch'esse ai chakra, cioè questi punti d'ingresso dell'energia nel corpo umano. Quando si verifica un disequilibrio? Quando, per esempio, siamo sottoposti a delle energie telluriche negative. Dottor Hartmann, quando ha studiato la sua rete di Hartmann, questo è il dottor Hartmann, e questa è una materializzazione, diciamo così, concettuale della rete di Hartmann, non è in realtà in questa maniera, però diciamo che grosso modo può essere assimilata a dei rettangoli di circa 2,50 m per 2 metri, le dimensioni possono variare leggermente, i cui punti di incrocio sono chiamati nodi. Ora, questi nodi, se si trovano, come vedete in questa raffigurazione, sopra a un punto di acqua corrente o a una spaccatura del terreno, una faglia, aumentano di parecchio la loro vibrazione in maniera negativa e quindi diventano dei punti dove, come potete vedere su quest'albero, si creano dei disequilibri e quindi delle malattie. I luoghi geopatogeni sono, diciamo, hanno la loro potenzialità diversa per diversi organismi. Per esempio, senza danni possono assorbirli gatti, api, formiche, ortica, l'acero, il frassino, il nocciolo e il mischio. E vedete che infatti nelle tradizioni la bacchetta magica di solito è un ramo di nocciolo e anche durante le festività si usa mettere il mischio all'ingresso delle case proprio per protezione, perché sono diciamo, delle strutture che possono assorbire senza danni queste energie telluriche negative. Mentre invece, come vedete nella tabella di destra, cani, cicogne, rondini, il faggio, la betulla, ciliegio, il melo e il pero evitano questi posti perché ne possono ricevere danni. Gli uomini anche possono ricevere danni da queste radiazioni. E quindi da qui è derivata poi tutta la radiestesia e la radionica, cioè lo studio più approfondito di queste correnti, di queste energie. Qual è quello che ci interessa? Radiestesia fisica, mentale, spirituale e sciamanica. La fisica è la radiomanzia, la mentale è la mentale. Vedo che ci sono dei problemi, però. Ci sono dei problemi, temo, perché non ho più la vostra diretta. Che è successo? Bene, io cerco di andare avanti, vediamo se la macchina riprende la trasmissione. Scusate, se c'è qualche feedback. No. Allora, dicevamo, la radiestesia mentale è quella di cui abbiamo parlato nei discorsi introduttivi, quella che si fa col pendolo e con i quadranti. Spirituale e sciamanica sono una derivazione che è più vicina alla nostra, diciamo così, tra virgolette, medicina, che in realtà preferirei chiamare riequilibrio energetico del corpo. Che cosa succede? La scuola russa ha delle particolari tradizioni
che sono state codificate e portate anche a conoscenza qui in Italia in questa maniera. Il corpo umano, secondo questa scuola, è composto da sette corpi sottili: un fisico, un eterico, un astrale, un causale, un intuitivo, un mentale e uno spirituale, più un sé superiore, che è una sintesi di spirito, anima e coscienza. Sé superiore è molto importante in tutte le tradizioni, è diciamo la parte di noi che è in contatto direttamente con queste correnti energetiche informazionali e quindi da esse può derivare informazione. Ogni corpo sottile ha una sua frequenza di vibrazione, un orientamento verso il corpo fisico, una polarità e una propria velocità di rotazione. Per esempio, sapete che i chakra sono come dei vortici energetici, sono dei punti d'ingresso dell'energia sottile nel corpo umano, prima nel corpo sottile e poi nel corpo umano, quindi, e hanno la loro velocità, un loro verso di rotazione. Questa antica conoscenza che è stata riscoperta viene chiamata eniologia, cioè il mondo è un multiverso, l'uomo è multidimensionale e siamo tutti interconnessi. E appunto le linee sincroniche, come dicevamo prima, sono i canali che ci interconnettono. Questa eniologia è stata riscoperta oggi, ma era già nota in tempo antico, quando l'uomo era più in contatto con la natura e le energie sottili. E questo autore, infatti, sottolinea che migliaia di anni fa le persone già capivano che il mondo è multidimensionale e sfaccettato e l'incarnazione fisica dell'anima è solo una piccola parte di tutto l'universo. Andando avanti, questo schema è uno schema che merita, attenzione. È uno schema che deriva appunto dalla medicina spirituale russa, dalla anestesia spirituale russa, ed è impostato secondo la tradizione cristiana. Può essere letto tranquillamente come livelli di energia, e quindi vari livelli di energia che partono dall'energia, diciamo, a vibrazione più bassa, quella dell'uomo, per arrivare a collegarlo con energie più alte. Allora, vediamo la prima parte qui. Come vedete, ci sono una serie di collegamenti. Quei pentagoni che vedete in basso, con la scritta uomo 1 o uomo 2, rappresentano un essere umano. Un essere umano come è composto? È composto da un subconscio che con un canale è collegato alla terra, con un altro canale collegato alla coscienza. Poi questo subconscio è collegato al sé superiore, che è composto da spirito ed anima in collegamento, quindi subconscio, spirito ed anima formano il sé superiore. Come vedete, ci sono dei collegamenti che vanno su questo spirito 1 e questa anima 1, che sono le due componenti poi spirituali a livello più alto di vibrazione dell'essere umano. L'essere umano poi è in contatto con quei canali rappresentati in neretto. È in contatto con degli angeli custode. Quindi l'uomo 1 sarà in contatto tramite lo spirito 1 con l'angelo custode 1. Come vedete, l'uomo 2 è riprodotto solamente in parte, ma è composto anche lui di uno spirito 2 ed è in contatto con un angelo custode 2. Cosa succede quando si fa un'operazione radiestesica? Il sé superiore dell'uomo 1 si mette in contatto con l'angelo custode 1 e a questo punto dall'angelo custode 1 può avere una comunicazione con lo spirito dell'uomo 2 perché si mettono in contatto i due angeli custodi, cioè i due angeli custodi fanno da ponte tra questi due uomini. E quindi può essere possibile una comunicazione a livello sottile tra, ad esempio, un pranoterapeuta e il suo paziente. Ovviamente vanno rispettate alcune regole e alcune procedure, ma il meccanismo secondo la scuola spirituale, di radiestesia spirituale russa è questo.
Questi sono i collegamenti principali. Poi ci sono dei collegamenti secondari, ad esempio vedete nel riquadro a sinistra spirito 4, lo spirito 4 ha anche un collegamento 5-4 che è parallelo al collegamento con l'angelo custode 2, ma su un livello inferiore, che è un livello inferiore che comunque fa collegare tutti gli uomini, tutti gli spiriti e quindi tutti gli uomini. In questo livello ci può essere rappresentata il fatto che ogni uomo è parte del tutto e quindi è parte anche di qualsiasi altro essere umano. Ovviamente questo collegamento dello spirito 4 è un collegamento che esiste non per tutti, ma possono accedere a questo collegamento circa una persona su sette, perché sono quelli che hanno già un livello di coscienza più elevato. E probabilmente con l'andare del tempo ci saranno anche sempre più persone che potranno collegarsi, perché l'animo umano si sta evolvendo e mano a mano stiamo arrivando a una consapevolezza sempre maggiore. Questo livello che arriva fino agli angeli custodi, allora, ci collega in questa maniera. L'altro livello è questo. Al di sopra degli angeli custodi, che come vedete poi sono tutti collegati tra loro, con quel neretto che è nominato col numero 7, identificato col numero 7, al di sopra degli angeli custodi ci sono dei determinatori. Questi determinatori sono una sorta di filtro, che assieme all'egregore, che stanno ancora a livello superiore, come vedete, l'egregore 1 e l'egregore 2, fungono da filtro su tutte quante le energie che dal basso vanno verso l'alto per mettersi in contatto col livello superiore. Il contatto col livello superiore è fondamentale per poter ricevere, lo vedremo nella prossima slide, tutte le informazioni dal campo akashico. Nel campo akashico è collocato qui a livello 3, come vedete dalle egregore sotto che hanno filtrato ulteriormente le richieste che vengono dalle richieste di informazioni, no? Informazioni per mantenersi in equilibrio, già prefiltrate poi dai determinatori. Queste egregore passano una piccolissima parte di tutte le informazioni sotto forma di richiesta che provengono dagli esseri umani, per capirci. E ovviamente questa è la ragione per cui non tutte le persone stanno in equilibrio, non tutte le persone possono vivere una vita senza problemi, eccetera. Quando queste richieste arrivano al terzo livello, che come vedete è il livello chiamato di Dio Padre, composto dalla Madre di Dio, dagli arcangeli, dai profeti, dagli apostoli, dai santi, dai beati, leggeteli sempre, se volete, come livelli di energia. Livelli di energia ovviamente a vibrazioni altissime in questo terzo livello. E tutti questi Madre di Dio, questi componenti, Madre di Dio, arcangeli, profeti, eccetera, o livelli di energia, sono collegati al campo akashico che vedete lì a sinistra. Il campo akashico è quello che conserva tutte le informazioni e può reinviare le informazioni su richiesta per mantenere in equilibrio la vita sulla Terra, per esempio, ma anche la vita sull'universo. Quando questo avviene, il corpo allora sarà in equilibrio. Il fatto di essere in equilibrio significa che non avrà malattie. Tornando indietro, vi faccio notare, se riuscite a vederlo, c'è un collegamento puntinato sull'estrema destra che parte dal livello che collega tutti quanti gli esseri umani, quindi spirito 4, 3, 2, 1, direttamente al terzo livello. Cioè, in emergenza è possibile portare una richiesta direttamente al terzo livello perché venga soddisfatta con formule particolari che vengono insegnate appunto all'interno di questa scuola di radiestesia spirituale,
e questo contatto permette di risolvere una situazione emergenziale, non quindi una situazione cronica, ma un fatto improvviso che richiede un intervento di emergenza. Questo è possibile attivando alcune procedure. La scuola ovviamente è molto più complessa, ha tutta una serie di diciamo, addentellati che sono piuttosto anche complessi da attuare, perché bisogna raggiungere un certo livello spirituale per poter riuscire ad operare in questo campo. Ma questo è possibile a tutti quanti, l'abbiamo sempre detto, poi anche la radiestesia è un qualcosa di molto legato all'allenamento, al vuoto mentale, alla capacità di mettersi in comunicazione con queste energie. Un'altra scuola è la scuola di radiestesia sciamanica. Voi sapete che gli sciamani sono stati, sono ritenuti le prime persone che sono riuscite ad avere un contatto col mondo sottile, il mondo dell'oltre e il mondo sottile. Lo sciamano è questo personaggio che nelle popolazioni antiche rappresentava scusate, la possibilità di mantenere l'equilibrio nella tribù, grazie alle sue abilità. Secondo la definizione, per esempio, di questo autore, questo studioso di storia delle religioni, Mircea Eliade, lo sciamano è uno psicopompo, cioè riesce a viaggiare tra due dimensioni, la visibile e l'invisibile. E quindi con questa sua capacità può traghettare le anime, accompagnare le anime al di qua e al di là del mondo, tra il mondo visibile, il mondo fisico e il mondo invece dell'energia. Questo viaggio attraverso le dimensioni gli è possibile perché entra in uno stato di estasi, così come la definisce Eliade, cioè una condizione di ampliamento della consapevolezza che va oltre i confini della mente ordinaria. È quindi uno stato alterato di coscienza. Stato alterato di coscienza nelle tradizioni sciamaniche, ma non solo nelle tradizioni sciamaniche, è ottenibile nel sogno, con il sogno lucido, è ottenibile con l'assunzione di sostanze psicotrope, è ottenibile con la meditazione, cioè ci sono vari sistemi per i quali avere uno stato alterato, si può raggiungere uno stato alterato di coscienza. E quindi si può avere una percezione diversa, percezione di un mondo che è altrettanto reale quanto il nostro, solo che è fatto di energie diverse. E quindi lo sciamano non ha bisogno di mediatori per parlare con la divinità, ma la divinità per lo sciamano è unita alla natura. Nella tradizione sciamanica tutto è vivo. Ma il fatto che tutto sia vivo, noi lo possiamo constatare anche con le teorie moderne della fisica, visto che anche l'atomo è in movimento perché vibra secondo la frequenza degli elettroni che gli ruotano intorno, addirittura anche i sottocomponenti dell'atomo, quindi i quark, se non i leptoni, i muoni, cioè queste particelle subatomiche, secondo la teoria delle stringhe, vengono create perché hanno un movimento, cioè un movimento vibrazionale che crea la materia, crea questa materia. È un confine tra l'energia e la materia. E comunque, pur essendo materiali, non tutte le particelle hanno massa, per intenderci, ma hanno comunque una vibrazione, quindi una loro frequenza. E quindi esistono in un mondo che è al confine tra il nostro, del visibile, e quello dell'invisibile, che è il mondo delle energie sottili. Quindi lo sciamano in realtà poi deve essere anche un raccontiere, cioè deve avere la capacità di raccontare quello che lui vede nei suoi viaggi nel mondo dell'oltre, chiamiamolo così. Perché è questa sua capacità che poi lo metterà in grado di curare il suo paziente e quindi di riportare in equilibrio questa persona.
Tenete presente che tutti gli antropologi che hanno studiato poi gli sciamani tendono a sottolineare che lo sciamano riesce a operare nel tenere in equilibrio la sua tribù e quindi curando i vari membri nelle varie loro malattie, perché poi si fa forza proprio della forza dell'egregora che è formata dalla stessa tribù. Quindi, a parte la sua capacità di assumere potere tramite gli spiriti che lui va a trovare nei suoi viaggi nel mondo di sotto, per la tradizione sciamanica ci sono tre mondi: il mondo di mezzo, che è il mondo nostro, fisico, un mondo di sotto, dove ci sono degli spiriti, paragonabile, non è proprio esattamente così, ma è paragonabile al nostro inferno, al mondo degli inferi, dove ci sono degli spiriti apparentemente contrari, che però lui riesce a farsi amici, e da essi deriva il suo potere. E questo strumento, come vedete qui, che persuade la materia, perché lo sciamano riesce a persuadere la materia nella dimensione reale, raccontando questa storia, emozionando il suo paziente, e quindi riesce a portare nel mondo reale queste cose, queste vibrazioni che lui ha visto nel mondo di sotto o nel mondo di sopra. E quindi questo strumento che persuade la materia è l'emozione che si sprigiona dalla narrazione dello sciamano. Quindi lo sciamano a volte narra, facendo ricorso alla danza, al canto gutturale, alla musica, a segni magici. E tenete presente che questa capacità di emozionare raccontando è uno dei pilastri dell'allenamento della scuola franco-belga di radiestesia e radionica. Alcune cose, due o tre passaggi di questo allenamento che dura 10 mesi, sono stati proprio presi da queste tradizioni, perché evidentemente hanno una validità ormai collaudata. Questa narrazione dello sciamano apre un canale energetico che collega l'ascoltatore alla vibrazione che lo sciamano ha visto nella dimensione invisibile. E quindi questa sua capacità di descriverla emozionando l'ascoltatore fa sì che questi si sintonizzi su quella vibrazione. E quindi avviene quello che in fisica quantistica è chiamato il collasso della funzione d'onda, perché se lo sciamano riesce a descrivere talmente bene, emozionando il suo paziente, il paziente riceve questa sua descrizione e ci si immerge e quindi vibra sulla stessa frequenza. E allora, se lo sciamano gli sta raccontando che può guarire perché ha fatto delle operazioni, perché ha visto delle cose, eccetera, eccetera, quel paziente guarirà. Ed è una guarigione che è sia fisica che spirituale. Prima di tutto è spirituale, poi diviene anche fisica. Vi vorrei fare un esempio che vi ho già fatto, ve lo ricordo. Nei Vangeli canonici, il miracolo del Cristo sulla donna, il famoso miracolo in cui Cristo dice: "Vai donna, la tua fede ti ha guarita", è descritto in due maniere diverse. Scusate, in una maniera in Marco e in tre maniere molto più succinte negli altri tre evangelisti. A titolo di esempio, in Matteo è così: ed ecco una donna affetta da un flusso di sangue già da 12 anni, gli si accostò e gli toccò il lembo della sua veste, perché diceva tra sé: "Se riuscirò anche solo a toccare la tua veste, sarò guarita". Gesù, voltatosi e vedutola, le disse: "Fatti animo, figliola, e tua fede ti ha guarita". E da quell'ora la donna fu guarita. Marco lo descrive in maniera molto più puntuale. Vediamo. Ora, una donna che aveva un flusso di sangue già da 12 anni, aveva molto sofferto da parte di parecchi medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorando. Avendo sentito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e toccò il suo vestito perché diceva: "Se solo tocco le sue vesti sarò guarita". E immediatamente il flusso del suo sangue si stagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quel male. Ma subito Gesù, avvertendo in se stesso che una potenza era uscita da lui, voltandosi nella folla disse: "Chi mi ha toccato i vestiti?" E i suoi discepoli gli dicevano: "Non vedi che la folla ti stringe da ogni parte e tu dici: chi mi ha toccato?" Ma egli si guardava intorno per vedere colei che aveva fatto ciò. Allora la donna,
Paurosa e tremante, sapendo quanto era avvenuto in lei, venne e gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma egli le disse: Figliola, la tua fede ti ha guarita, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Come vedete, qui una particolarità che potete già leggere, non è un miracolo volitivo di Gesù. Gesù non ha imposto le mani alla donna e ha detto ora sei guarita, ma ha sentito una potenza che usciva da lui. E allora, vediamo se possiamo interpretarlo in maniera così inusuale. C'è un'apparecchiatura, le prime radio, le radio a galena, non avevano un'alimentazione elettrica. Come funzionavano? Il segnale, che era un segnale piuttosto potente, provocato da dei trasmettitori rudimentali ma potenti, portava un'energia che veniva trasformata con alcune bobine che vedete lì a sinistra in una differenza di potenziale. Si poteva sintonizzare con un condensatore variabile particolare fatto con un cristallo di galena. Una trasmittente, quindi la portante di quella trasmittente, la potenza di quella trasmittente si trasformava in differenza di potenziale che faceva muovere diciamo le membrane della cuffia dove c'era l'ascoltatore. Ovviamente sì, erano trasmettitori rudimentali, ricevitori rudimentali e si andava a sentire più che altro un segnale Morse. E qui vedete un esempio di queste radio costruito durante la guerra in emergenza, usando una lametta da barba come condensatore per sintonizzare la trasmissione. Quindi qui non c'è alimentazione elettrica e la differenza di potenziale viene data semplicemente dalla potenza che è insita nel trasmittente. E allora interpretiamo questo miracolo del Vangelo. Analogamente, in Marco, come in una radio a galena, Gesù è la trasmittente, cioè il canale energetico sottile dalla quale esce la potenza, perché lui è una trasmittente che ha un'antenna collegata con Dio Padre, è anche Dio oltre ad essere uomo, e quindi partecipa tramite la sua natura divina della potenza che racchiude, di quella potenza del Padre che racchiude quantisticamente tutte le frequenze possibili in sovrapposizione di stati. Sapete che in meccanica quantistica tutti gli stati sono copresenti, tutti gli stati che un sistema può assumere sono contemporaneamente presenti. E che succede? La donna ha questo effetto di guarigione perché si è sintonizzata grazie alla sua fede, cioè un intento perfettamente allineato, sulla frequenza di guarigione, sulla frequenza della sua guarigione, che è un campo di forza informazionale, che a lei è necessaria, perché le due frequenze hanno la medesima fase. Lei crede talmente che toccando la veste di Gesù può guarire, che si sintonizza con quella possibilità. Dove che esiste in Dio Padre, che è totipotente, in quella possibilità dove lei sarà guarita. E quindi queste due frequenze vanno in assonanza, avviene questo fenomeno che si chiama in fisica quantistica il collasso della funzione d'onda, e quindi la potenza quantistica si fissa in un unico stato, dalla sovrapposizione di stati che aveva prima, e quello stato emette nella sola frequenza di guarigione richiesta dalla donna. Quindi quando Gesù dice vai donna, la tua fede ti ha salvata, constata che è avvenuto un miracolo, non un miracolo volitivo, ma un miracolo del quale lui è stato semplicemente il canale. E allora questo può spiegare come mai uno sciamano trae questo potere proprio da quella che è la potenza che è insita nella natura in tutti i suoi aspetti, nei campi sottili della natura, che possiamo chiamare Akasha, che possiamo chiamare divinità, chiamiamola come vogliamo, o energia superiore, però esiste ed esiste in tutti gli stati possibili. Quali sono le cause del disequilibrio, no?
Per esempio, rabbia, sofferenza, sensi di colpa, eventi traumatici risalenti anche a vite passate, no? Frustrazione, ci costringono a restare sintonizzati su delle idee nefaste, su visioni perdenti e frustranti. Quindi, anche se noi volessimo, pregare, per ottenere qualche cosa, come dicevamo prima nella scuola, spirituale russa, andare in emergenza e chiedere un intervento delle forze superiori per l'emergenza che stiamo vivendo. Come dobbiamo pregare? Dobbiamo pregare secondo l'antico modo di pregare che si trova in molti autori, ma si trova anche negli sciamani Pelle Rossa che io ho frequentato. Quando uno sciamano Pelle Rossa fa la cosiddetta danza della pioggia, non sta pregando per la pioggia, sta pregando la pioggia, cioè lui si vede bagnato con i piedi nel fango, con la terra riarsa che comincia a riprendere vita perché è già piovuto. E questa sua capacità di sintonizzarsi sul fatto che è già piovuto causa quello che dicevamo prima, il collasso della funzione d'onda sulla possibilità che piova, su una delle possibilità quantistiche che piova in quel punto, in quel momento, ed in effetti pioverà. E allora bisogna pregare senza avere il minimo dubbio, perché pregare per ottenere significa avere una dissonanza di base che è la paura di non ottenere. E quindi non siete perfettamente sintonizzati su quell'evento che voi volete che accada, e quindi non potete provocare il collasso della funzione d'onda e quell'evento non esiste. Ma c'è una cosa interessante. Queste nella radiestesia sciamanica, diciamo così, filosofia sciamanica, che poi diventa radiestesia, tutte queste vibrazioni negative che abbiamo visto prima, no, sono considerate dagli sciamani degli spiriti. Spiriti adirati. Spiriti adirati e quindi, diciamo così, tendenzialmente contrari, ma che in realtà hanno solo bisogno di essere pacificati. Sono fonti di paure, di ansie, di angosce, ma vanno guariti. E guarire o pacificare le immagini è una potente azione sciamanica che è capace di cambiare il corso della vita di una persona e quindi di guarirla. Come? Qui è una citazione che mi fece un occultista molto bravo, mi diceva appunto, guarda che non credere, io lo stavo interpellando proprio a proposito della magia nera, dei rituali satanici, eccetera, lui mi disse, ma guarda che non credere che siano cose potentissime e deleterie, fai e fate ben di peggio tu tutte le volte che alimenti la tua mente con pensieri di rabbia, di paura, di odio, di vendetta, di rancore, di invidia, di maldicenza, quando persegui le tue remunerazioni personali, ponendo il tuo ego al di sopra di tutti e di tutto. In questo consiste l'evocare il male e farlo camminare tra di noi. Sono questi pensieri e azioni che contribuiscono ad alimentare la credenza in una realtà negativa della quale ti senti vittima e dalla quale ritieni di doverti difendere, mentre invece sei tu che la crei. E allora una delle tecniche sciamaniche è questa pacificazione degli spiriti adirati. Perché? Bisognerà prima chiaramente vedere nel campo energetico delle persone bisognose di aiuto questa presenza dello spirito perturbato che gli sta causando il disequilibrio, quindi la malattia, il disagio, il problema. Bisogna pacificare lo spirito per prima cosa e tutto il resto verrà da sé. Non bisogna mai avere paura degli spiriti perturbati, anche se dovessero apparire come cose tremende, no? Fredde, gelide, tremendamente adirate e disperate. Perché con questa tecnica, qui, questa affermazione della stella, purtroppo non si vede bene nella slide, la stella è fatta da queste cinque punte: ti benedico, ti ringrazio, ti perdono, ti amo, ho fede in te, molto simile all'Oponopono, come vedete, la tecnica dell'Oponopono. Basta fare questa affermazione per attirare la loro attenzione, che si muta in benevola, perché gli spiriti perturbati sono in realtà delle creature tremendamente affamate e il cibo che li sfama è l'attenzione consapevole e soprattutto l'amore. E quindi bisogna ricordare che l'amore vince sempre e non avere mai paura. Questa pacificazione degli spiriti adirati
È molto simile, per esempio, alla ricerca dell'alleato, così come la descrive Castaneda nei suoi libri. Questa ricerca dell'alleato, che è comunque un qualcosa che fa paura, è comunque un qualcosa che va affrontato, ma crea dei grossi problemi all'apprendista stregone che deve affrontare questo alleato. In realtà, se in questa battaglia lui riesce a cogliere questi aspetti, cioè a farsi un amico tramite appunto l'amore. In Castaneda è più sfumata questa diciamo così, parola amore, però riesce a farsi un amico e in qualche maniera incorpora il suo potere. Quindi lo spirito adirato, una volta che è stato calmato, che è stato amato, e quindi si muta in uno spirito alleato. Alleato è conferisce il suo potere allo sciamano. Uno degli esponenti di questa scuola di ragazzi sciamanica, famosissimo, è Raymond Grace. Raymond Grace dice delle cose apparentemente curiose, ma sono molto efficaci i suoi metodi. Lui dice: qualunque cosa noi facciamo per migliorare la situazione nostra, dei nostri vicini, della nostra città, è un atto di gentilezza. Ed è convinto che nessun atto di gentilezza, per quanto piccolo possa essere, va perduto, perché tutte le nostre cose, i nostri pensieri sono composti di energia e quindi gli eventi futuri sono composti da pensieri non ancora materializzati. Se li materializziamo, ovviamente ci stiamo sintonizzando perfettamente con quel pensiero che esiste nelle possibilità quantistiche del cosiddetto futuro. Quando ci sintonizziamo perfettamente con questa energia, noi facciamo realizzare l'evento. E quindi, se usiamo nel modo giusto, possiamo cambiare l'energia intorno a noi e quindi il nostro futuro. E viene fatto questo semplicemente per mezzo della nostra mente e soprattutto focalizzando il nostro intento, dice Raymond Grace. Ha fatto dei protocolli che sono molto interessanti. Adesso ne vediamo uno. La cosa importante è che per Raymond Grace tutto è energia, noi sappiamo benissimo che è così. Tutto il mondo visibile, la materia è fatta di energia e la mente umana è in grado di dirigere l'energia e di conseguenza può influenzare la materia e il mondo visibile, sempre collegandosi con i piani sottili, quindi in qualche maniera materializzando nel mondo visibile quello che c'è nei piani sottili. Genericamente ci sono dei preliminari e poi tutta una serie di trattamenti di N entità. Vi dico rapidamente come è fatto un protocollo di Raymond Grace. Bisogna definire un progetto, cioè la cosa che vuoi ripulire ed energizzare. Può essere qualsiasi cosa, una casa, una persona, quindi può essere anche una persona in stato di disequilibrio. Va misurata l'energia di questo progetto. Il progetto può essere: voglio far passare il raffreddore a Giovannino, come dico sempre io. Quindi si scrive questa cosa, questo progetto va definito, va scritto nei particolari, nei maggiori particolari possibili, e va misurato radiestesicamente con per esempio una scala Bose. E da qualche parte si annota la misurazione iniziale. A questo punto si controlla se ci sono energie negative. E possono essere dappertutto energie negative, possono essere dentro gli animali, possono essere nel sito dove ci si trova, eccetera. Anche questo qui si controlla con il pendolo, ottenendo dei sì o dei no. Ci sono tabulate queste energie negative o possiamo noi farci direttamente la nostra scala di domande. Nel pendolo, come al solito, usando il pendolo, il pendolo che si muove in senso orario è un invio di energia. Il pendolo che si muove in senso antiorario è un estrarre l'energia. Nelle operazioni che si fanno col pendolo di Raymond Grace, scusate, con i protocolli di Raymond Grace, il pendolo va, vi faccio vedere. Quando si compie l'operazione, il pendolo va prima messo in moto. Prima messo in moto, lo sto facendo in senso antiorario io, e poi lasciato
andare per conto suo finché non si ferma. Perché diciamo, l'energia iniziale viene imposta dal radiestesista, ma il pendolo poi si comporta rispetto alla domanda che è stata fatta. Quindi, se noi abbiamo un elenco di entità negative, su ogni entità negativa noi diciamo c'è questa entità negativa, se la risposta è sì, noi la trattiamo col pendolo in maniera antioraria, in modo da estrarre questa energia. Ma non solo. Bisogna coinvolgere in questo progetto una guida spirituale. Ognuno di noi ha una sua guida spirituale, può avere un animale guida, come diceva di pelle rossa, può avere un alleato come in Castaneda, può avere un maestro asceso, qualsiasi cosa volete, anche la stessa divinità, invocando la stessa divinità. Bisogna chiedere aiuto a questa guida spirituale se vuole darci una mano in questo progetto. Ottenuto questo assenso della guida spirituale, a questo punto si chiede alla guida l'aiuto per eliminare le eventuali entità negative presenti. E quindi a questo punto si fa tutta una serie di operazioni in questa maniera. Si dice alla guida spirituale aiutami a eliminare queste entità negative mandandole con una terapia adeguata nel luogo adeguato per loro, in modo che possano ritornare in equilibrio. Nel regno dove bene che vadano, non ci interessa quale sia, devono essere riportate alla loro fonte primigenia, non dove stanno in questo momento. E a questo punto si fa appunto girare il pendolo, si mette in moto il pendolo in senso antiorario, lo si lascia girare finché non ha finito. Dopodiché si passa, qui sono entità negative generiche, dopodiché si passa a forze demoniache. È un elenco piuttosto lungo, io sto parlando di un protocollo semplificato, quello normale è molto più lungo. Anche qui, se ci sono forze demoniache, quindi all'interrogazione il pendolo risponde affermativamente, bisogna chiamare questi spiriti aiutanti. A questo punto non è più solo la guida, ma ci sono anche gli spiriti aiutanti che sono, diciamo così, nient'altro che gli alleati di cui discutevamo prima, o gli spiriti che sono stati, gli spiriti perturbati che sono stati placati. E anche loro gli si chiede, volete essere coinvolti nel mio progetto? Se danno l'assenso, con la stessa procedura si chiede a questi spiriti aiutanti di prendere queste forze demoniache e collocarle nel regno dove è bene che esse siano, in modo che non possano più tornare. E anche qui il pendolo verrà messo in moto in senso antiorario, perché stiamo estraendo. E questa energia deve essere estratta da quel luogo e mandata nel luogo dove deve andare. Dopodiché si passa ai poltergeist. Sapete che i poltergeist sono questi spiritelli, e anche qui si chiede agli spiriti aiutanti di mandarli dove devono andare, sempre mettendo in moto il pendolo in senso antiorario. Poi ci possono essere dei modelli energetici negativi. Stessa procedura, modelli energetici negativi sono i pensieri, le credenze, le memorie, le paure, tutta quella lista che abbiamo visto prima in un paio di slide fa. E a questo punto sono tutte energie negative che influenzano negativamente il nostro progetto, e anche loro devono essere spostate, e anche lì si chiede di spostarle con la rotazione antioraria del pendolo. Dopodiché si è creato in qualche maniera un vuoto, e allora bisogna far girare il pendolo in senso orario questa volta, perché bisogna immettere dell'energia positiva in questo vuoto che si è creato dalla sparizione di tutte queste energie negative, poltergeist, forze demoniache, eccetera, eccetera. Ci potrebbero essere eventuali fatture, no? Malefici. E anche qui, allora, antiorario, perché bisogna estrarle e portarle via. Forme pensiero negative, egregore negative, rotazione antiorario, via. Stress geopatici, si trattano anche di stress geopatici, con la stessa procedura, antiorario. Quando si estrae tutte queste cose negative è sempre una rotazione antioraria. Spirito dei sentimenti non benefici, forza vitale, cambiare le frequenze di tutte le intelligenze sopravvissute
e di tutte le intelligenze che sono in grado di riprodursi degli spiriti non benefici presenti nel progetto. Come vedete, è molto analitico, anche se è semplificato. Anche qui, procedimento antiorario. Cambiare le frequenze negative delle persone, delle famiglie, delle case, eccetera, che sono coinvolte nel progetto, laddove ci siano. Neutralizzare gli effetti negativi della coscienza di massa, perché anche qui è l'egregora della coscienza di massa che potrebbe avere influenza in questo progetto. Sempre antiorario qui, eh? A questo punto bisogna chiedere che il progetto, le persone coinvolte, tutto quello che è coinvolto nel progetto venga portato a un livello di equilibrio e di armonia totale. È quello che dicevamo prima, potrebbe trattarsi anche di una guarigione, cioè di un riequilibrio energetico. E questa volta allora il pendolo viene messo in moto in senso orario perché deve caricare questa energia positiva. Bisogna tagliare ed eliminare ogni cordone psichico che affligga il progetto, le persone, le cose coinvolte, senso antiorario. Questo è importante. Il cordone psichico sono le cosiddette rimanenze energetiche, perché voi sapete che siamo collegati comunque a tutti i nostri atti, a tutte le persone che abbiamo incontrato, da dei legami energetici. Questo è molto importante. Tagliarlo perché un legame energetico di questo genere non sempre ci porta energia benefica, anzi, quasi sempre ci sottrae energia e quindi è bene che venga tagliato. E in questo caso siamo sempre con un movimento antiorario. Proteggiamo con i guardiani del corpo spirituale il progetto. Ci sono dei guardiani del corpo spirituale che devono essere messi a guardia del progetto, rotazione oraria. E a questo punto si visualizza una grande sfera di luce dorata, la si pone intorno a sé, la pone intorno a sé il radiestesista che sta facendo questa operazione, e ad ogni battito del cuore si visualizza quest'onda che si amplifica sempre più, si amplifica sempre più e ogni amplificazione di quest'onda di luce dorata è una protezione maggiore. E quindi bisogna metterci dentro una forma pensiero di quello che vogliamo che sia protetto. Noi dobbiamo essere protetti da qualsiasi influenza negativa, qualsiasi essa possa essere. Pensiamo a tutto quello da cui vogliamo essere protetti. A questo punto, si chiede al pendolo di disegnare nell'aria il fiore della vita. Fiore della vita che è questo simbolo di protezione generale, di conclusione di questo protocollo. Si chiede nuovamente che tutta l'energia, sia quella del radiestesista sia quella del progetto, venga portata al massimo livello possibile e anche qui si fa girare il pendolo in senso orario. A questo punto si può misurare il nuovo livello energetico del progetto. L'avevamo misurato all'inizio, lo misuriamo ancora. Se effettivamente l'operazione è riuscita, il livello energetico sarà molto maggiore. Se il livello è molto maggiore, siamo riusciti nel nostro intento, dobbiamo ringraziare le guide, dobbiamo ringraziare gli spiriti aiutanti, dobbiamo ringraziare l'energia generale che ci ha consentito di fare questo e possiamo chiudere il protocollo. Come vedete, in tutte le tradizioni che abbiamo esaminato, sia sciamanica sia spirituale, ma anche le iniziali, è molto importante la centratura del radiestesista e quindi la sua capacità di contatto con le energie superiori. Lo sciamano fa dei percorsi particolari per ottenere questa energia. Una persona normale può fare meditazione, può soprattutto cercare di essere il più neutro possibile e quindi di vibrare su un livello vibrazionale più elevato del comune, ma essere completamente vuoto. Quindi avere fatto una serie di operazioni, tipo la destrutturazione dell'ego, non esattamente facili, ma possibili se ci si dedica con spirito puro, con dedizione, con allenamento e con disciplina. Bene, penso che per questa sera abbiamo concluso. È un altro piano della radiestesia medicale, è un piano che coinvolge più le energie sottili, ma anche il piano che abbiamo esaminato la volta scorsa, sul piano più fisico, è comunque interrelato con le energie sottili e sono quelle che dobbiamo cercare di manovrare
in maniera corretta per averne il massimo beneficio possibile. Vi ringrazio tutti e vi aspetto, ringrazio soprattutto Anna ed Enrico che mi ospitano e ci vediamo la prossima volta. Grazie a tutti e buonasera.